io sono Anna Ciammitti, disegno fumetti, lavoro con l'animazione e con tutte le cose che riguardano il disegno. E adesso vi farò un disegno di una storia che mi è successa a Milano, in cui praticamente era la prima volta che andavo in discoteca a Milano e una persona con cui sono uscita un attimo ha montato su tutto un monologo in cui mi ha fatto un sunto della sua vita. Mi è sembrato abbastanza simbolico rispetto alla vita milanese o a quello che insomma, se ne può percepire in certi casi. E per cui vi disegnerò questo. Prendendo appunto spunto da cose reali e quotidiane che mi capitano, ogni tanto ne salta fuori una storia di fumetto e questo è quanto. Direi che per chi disegna il fumetto può anche essere un linguaggio abbastanza naturale, nel senso che a un disegno corrisponde, secondo me, una narrazione, per cui a un'immagine corrisponde anche un prima e un dopo. E a me appunto interessa questa narrazione, interessa indagare sui comportamenti dei personaggi, sulle loro reazioni davanti a quello che gli succede, ai minimi gesti delle persone. Io prediligo il disegno di persone umane, figure umane, per cui per me il fumetto è il modo migliore per esprimermi. Adesso in questo periodo, comunque come tipo di fumetto, sono più interessata al fumetto di realtà, appunto, cioè capire sia da una realtà di vita quotidiana che da una realtà invece che uno si va a cercare magari in viaggio, facendo una ricerca personale. Secondo me è un campo che dà molti spunti di racconto e di narrazione, no? Il confronto di se stessi attraverso quello che si vive o che vivono gli altri che ti raccontano. Io di solito quando mi metto a lavorare posso fare sia delle storie mie perché ho avuto degli stimoli esterni e perché ci sono delle cose che ho la necessità di raccontare perché mi sembrano importanti per me e che quindi magari possano interessare anche gli altri, poi non si sa. Però secondo me non è da scartare anche il fatto di collaborare con altre persone, nel senso anche avere un occhio esterno, una testa pensante che ti sta di fianco e che ti scrive le sceneggiature. Se è una persona con cui so già di trovarmi bene, di essere in sintonia, accetto volentieri, nel senso che poi nel tuo lavoro puoi avere molta libertà di esprimerti e questo può essere una cosa molto bella ma anche un po' dispersiva. Se invece hai dei limiti che ti mettono anche altre persone, puoi andare più in profondità nel lavoro che fai e andare anche più diretta al punto. Vengo colpita da atteggiamenti di persone o da situazioni che mi capitano così per caso o che mi vado a cercare io perché sono curiosa e voglio scoprire, e c'è una rielaborazione comunque posteriore, e se racconto questi eventi e capisco che funzionano, allora magari ci penso e posso dire ah, però potrebbe uscirci una storia, perché comunque ha tutti i punti per essere un racconto con inizio e fine. O se no parto anche da un sentimento che voglio esprimere, che in quel momento è molto presente, e trovo delle immagini che corrispondono a quel tipo di sentimento. E per cui tutto poi il lavoro che faccio è portato ad esprimere quella cosa che è anche un po' aleatoria, se vuoi, non deve essere per forza dichiarata, però nell'aria.
got a question for you. I got a question for you. Where'd you get your name?